questi strumenti. Viste le scalature di corde importanti, suonarle con i polpastrelli nudi può essere impegnativo. Sto parlando ovviamente della mano destra. Dopo un po' la mano sanguina e poi non si riesce a tirar fuori il suono. Quasi tutti i chitarristi che suonano sia il dobro che la national usano i picks, che sono questi, che possono essere sia di plastica che di metallo. La plastica ha un suono un po' più morbido e il metallo invece ha un suono più diretto. Vabbè, io ho scelto questa opzione che è una via di mezzo. Le varianti sono moltissime, trovate in tutti i negozi di strumenti musicali. I picks cosa fanno? Questo vale anche qua non solo per le national ma anche per qualsiasi chitarra acustica. Sull'elettrica il problema non si pone, anche perché ho provato a suonare l'elettrica con i picks, ma le corde sono talmente sottili e lasche che si scorda tutto. Non so, magari qualcuno li potrebbe anche usare, ma sulle chitarre acustiche la prima cosa che si nota è il volume che lo strumento dà, perché hai un attacco. Se li tolgo, quindi anche se suonate in una band rumorosa solo con l'acustica, provate a usare i picks. Il primo mese vi sembra di non essere più capaci di suonare niente, ci vuole un po' di pazienza per impratichirsi, però secondo me ne vale la pena. Comunque sulle national solitamente si usano i picks, c'è per esempio Mike Dowling che non li usa, ma lui usa una scalatura di corde sottile, usa le 012 e usa anche soprattutto strumenti col body in legno che non suono più caldo. Comunque, in linea di massima si usano i picks, i bluesman usavano i picks per avere più botta, perché poi suonavano in strada, avevano proprio un volume esagerato. Con i picks ci si riesce. È come suonare con tre dita, bisogna essere un po' più precisi. Una cosa da curare molto usando i picks e sulle national, siccome hanno un sacco di armoniche, un sacco di risonanza, il problema non è tanto far suonare le corde, è non far suonare le corde che non devono suonare, e quindi tecnicamente l'importante è fare quello che si chiama palm muting, e quando si suona cercare di tenere il palmo aderente alle corde in questo modo, per non far risuonare le corde che non devono suonare. Questo lo si fa anche nello slide, perché se io suonassi per esempio c'è un eco che può essere suggestivo, ma se devo suonare quelle note basta, meglio che stoppi e faccia. In questo modo suono solo la nota che voglio io, altrimenti... il palm muting è fondamentale, se no diventa un laminatoio in costante funzionamento.